Art. Art. It's, It's media, It's It's art. Art. Salve a tutti dalla vostra Magda Mancuso e da DG Photo Art di Davide Guida. Mi trovo in una meravigliosa location Villa di Livia a Pozzuoli per il Fashion Gold Party di Alfonso Somma Vai con le immagini al Fashion Gold Party, sesta edizione. Becco, un primo ospite della serata, Gennaro De Crescenzo. Ciao Gennaro. Grazie, grazie mille, grazie per avermi invitato una manifestazione che sono stato anche l'anno scorso. Allora, ringrazio Alfonso Sombra, ringrazio voi, Magda, una grande artista amica soprattutto, che mi dà la possibilità di fare questa prima intervista, ma non per un fatto di onore, ma soprattutto perché sono stato il primo ad arrivare, quindi mi fa piacere perché tengo molto agli appuntamenti. Una serata molto bella, molto importante di spettacolo di musica, ma tu canterai stasera, ci farei ascoltare la tua meravigliosa voce. Sì, Musica per Napoli è un progetto che sta andando avanti, mi sta portando molte soddisfazioni, quindi sicuramente darò un contributo per questa grande manifestazione Fashion World. Poi l'amico Alfonso merita tutto come meritano altre persone, ma soprattutto per questa manifestazione che è molto bella, quindi già essendo stato presente già avevo idea di quello che ritrovavo e infatti c'è molta professionalità. In tutto. Questo sì, questo è sicuro. So che hai un progetto in atto molto molto importante. Ce n'ho tanti veramente, il, il più imminente è quello là insomma che mi da, inorgoglisce tanto e che tu sai, anche tu, è il Festival di Napoli, però devo dire la verità anche altri eventi che dovrò fare, compreso anche Sabato e Domenica, Storia Sperlunga per il microfono d'oro quindi con l'amico Campagnoli che mi dovrà dare, sarà in giuria, quindi sperando che mi voglia ancora bene, speriamo comunque di avere sempre soddisfazione rumore, già le sto avendo. E infatti le stai avendo già da un bel po' di tempo, Gennaro De Crescenzi, io ti ringrazio per questa breve e intensa intervista, io ti faccio in bocca al lupo per tutta la tua carriera e fai un saluto ai nostri amici di Digi Photo Art. Grazie Digi Photo Art, l'amico Guida, lo saluto con ammirazione e vi auguro una buona serata. Tra i premiati del Fashion Goal Party accanto a me si è distinto eh, nel settore cinematografico Danilo Brugia. Ciao buonasera. Ciao Danilo, direttore, mi sembra un po' riduttivo perché sei stato un doppiatore. Un ottimo cantante, ricordo esatto. che è, si è arrivato al secondo posto a Castrogarro sì, esatto. negli anni, esatto. eh, nel 2001 no, se non erro. sì. Un po' fatto dalle quale la, la fortunata trasmissione di Carlo Conte, sì, diciamo che ho, ho la fortuna di, poter, di aver fatto varie cose nel, nel mio percorso e questo insomma credo che sia anche il bello del mio mestiere, quello di poter essere un po' a tutto tondo e ti permette di poter svariare, variare, fare tv, cinema, teatro, musical. Certo, visto il tuo aspetto così gradevole, sei veramente un bellissimo uomo. Grazie. So, che sei stato Grazie. Grazie. so che sei stato scelto da Raffaella Carrà come Carramba Boy. Eh sì, stai tornando indietro un po' nel sì. tempo, eh. quindi non diciamo no, vabbè, non ho problemi. Era nel 90. 8, quindi ormai sì, 20 anni fa è stata una meravigliosa esperienza, la mia prima vera esperienza televisiva che porto ancora nel cuore con Raffaella poi ho un ottimo rapporto. Lei è davvero una professionista fuori e dentro perché è di un'umiltà straordinaria. Con lei davvero ho fatto tanto, mi ha insegnato tanto. Quindi ancora oggi la ringrazio. Con 100 Vetrini ha avuto il picco della popolarità. Quale emozione ricordi di quel periodo? Ma ah, è meraviglioso perché era un periodo davvero d'oro: cento vetrine faceva tantissimi ascolti, poi eravamo un po' tutti reclusi simpaticamente a San Giusto Canavese quindi si era creato veramente un gruppo, una squadra. Stavamo lì insieme, condividevamo anche le ore libere. Per cui lo porterò sempre nel cuore e mi ha dato, come hai detto tutt'altro, la popolarità, mi ha dato l'esperienza, perché comunque che che se ne dica in Italia che talvolta viene bistrattato questo tipo di prodotto, io ringrazio Dio di averlo fatto, ringrazio Mediaset e la Endemol perché mi ha davvero dato poi la possibilità di poter fare tutto il resto che ho fatto dopo. Un progetto futuro? Progetto futuro? Ma intanto uno spettacolo teatrale che è Casalinghi Disperati con cui ho già debuttato adesso ad agosto a Borgio Verezzi, andremo in tournée tutto il prossimo anno con Gianni Ferreri, Max Pisu e Nicola Pistoia per la regia di Diego Ruiz, è un film al cinema che uscirà in inverno che si intitola Credo non solo padre che è contro la violenza sulle donne e poi per quanto riguarda la parte privata divento papà per la terza volta. Complimenti, Grazie. papà per la terza volta, sei un papà come? Affettuoso? Sì, devo dire, la mia compagna mi dice che sono un mammo per come sono con i miei figli. Sì, io diciamo che eh, protendo ad essere molto presente, molto affettuoso, severo, al punto giusto, ma credo che insomma, la figura di un papà in generale per i figli, ma soprattutto per i figli maschi, sia, sia importante. Quindi sì, ci sono. Hai ancora un sogno nel cassetto? Ma guarda, il sogno nel cassetto credo che sia soltanto quello di poter continuare a fare questo lavoro con la continuità e con come dire, le soddisfazioni con cui l'ho sempre fatto e soprattutto di poter vedere realizzati i sogni dei miei figli, questo credo che sia la cosa più bella. Ti ringrazio, in bocca al lupo e fai un saluto ai nostri amici di DG Photo Art. Facciamo un saluto assolutamente a tutti come dire, i telespettatori e viva Napoli, che vi posso dire. Grazie. Al Fashion Goal Party premio alla carriera di un interprete verace, passionale, un artista a 360 gradi che vanta circa 40 anni di onorata carriera tra tv, teatro, cinema e la meravigliosa Cinzia Oscar. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Come ti senti a ritirare questo meraviglioso premio? Perché è un premio proprio alla tua carriera meravigliosa, ricchissima. hai iniziato circa ad otto anni perché sei stata una bambina prodigia, ha iniziato a teatro con i grandi, con Mario Merlo e sei andata avanti con i grandi artisti del teatro e del cinema, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Racconta queste tue meravigliose esperienze. Eh, la mia esperienza è stata meravigliosa, anche perché io vengo da una grande scuola, quella del mio papà che era uno dei fratelli del trio Oscar, un trio vocale, vocalist. Per cui sono l'ultima erede di Armando Gill, essendo un cugino di papà, per cui ti lascio immaginare in casa si mangiava pane e musica. Anche se papà non voleva che io facessi questa professione. La solita gelosia dei papà nei confronti delle figlie femmine. Femmina, sì, sì. E invece poi l'ho vinta io e sono felicissima di questo premio stasera, sono felice che, che si sono accorti di me. Non penso che se ne siano accorti solo ora perché chissà quanti premi già avrai ritirato nel corso della tua bellissima carriera. Alla carriera no, no. Alla carriera no, però la carriera alla fine si forma ad una certa età. Quindi dopo 40 anni di carriera, ma so 40 semplicemente perché hai iniziato presto. Più perché ho iniziato all'età di 7 anni, per cui sono 46-47 anni, se vogliamo proprio calcolare bene. Hai dei progetti futuri, lo so, so che a dicembre porterai a teatro il piccolo di Foligrotta un qualcosa che porti proprio nel cuore. Un capolavoro di Edoardo De Filippo. Stiamo parlando di Filumena Marturano. Caspita con un grande amico artista Enzo Caradonna. Una bella gatta da, da pelare, ma loro sono sicuri di aver fatto bene questa scelta per quanto riguarda la Filumena. Spero di. Di farci un bel figurone. Io penso che andrà proprio benissimo, cara Cinzia. Ascolta, io vorrei che tu salutassi i tuoi amici sì. che ci seguono qui su dg Photo Art, però vorrei che lasciassi un piccolo pensiero ad un giovane fenomeno che è molto applaudito, molto acclamato. Questo giovane ragazzo Marco Calone lo conosci per caso? Sì, è mio figlio. E, e quante, quante soddisfazioni fa. ti dà questo ragazzo? Eh, Forse lui è riuscito poi a riscattarmi ancora una volta nella vita. Diciamo che questo Oscar l'abbiamo portato dalla generazione in generazione. Lui porta il cognome del papà, ma per me è un Oscar. Non poteva essere che così un grande e meraviglioso figlio d'arte. Complimenti grazie per la tua onorata... E eh, certamente non potevo, io l'adoro e tra l'altro a breve lo presenterò in un, in un evento. Grazie Cinzia Oscar, grazie. Tra i premiati del Fashion Gold Party, incontriamo Ludovica Bizzaia che si è distinta nel settore cinema. Buonasera. Buonasera a voi. Ciao, innanzitutto complimenti per la tua personalità, per il tuo stile, per questa chioma meravigliosa che ti distingue veramente e ti rende molto molto particolare. Allora, tu sei venuta fuori inizialmente per gli spot pubblicitari e poi si è approdata in TV con delle serie molto molto importanti che ti hanno dato l'opportunità di lavorare con tanti attori, con tante attrici molto molto famose. Cosa ti ricordi di queste prime esperienze, le prime emozioni nell'approcciare al mondo del cinema? Ma guarda, io ho iniziato da piccolina e quindi per me all'inizio era un gioco, non l'ho mai approcciato come un lavoro, sempre anche grazie all'appoggio dei miei genitori. Quindi ho sempre vissuto questo lavoro nella semplicità e tranquillità più totale perché sono nata volendo fare questo, quindi per me è sempre stato. Esistito sempre solo questo. Quasi come se fosse stata una vocazione. Sì, io lo dico sempre, a volte vengo attaccata per questo, però confermo la mia tesi, secondo me ci devi nascere con la voglia di fare questo, con il talento, non credo nelle persone che scoprono la loro vocazione a 40 anni. Ecco, sono... sono perfettamente d'accordo con te, il talento ci vuole, ma hai studiato per fare questo? Assolutamente sì. Io ho frequentato due accademie, la prima con Claudio Boccaccini la Stazione a Roma e la seconda con Gisella Purinato alla Ciapa, quindi assolutamente. Sì, è fondamentale. Questo è molto importante. Che progetti hai per il futuro? Ora sono sul set di un mio prossimo film al cinema, sono sul set alla Rai con Un Posto al Sole e mi sto occupando anche di una webserie a Roma e sto anche seguendo tutti i miei uh, progetti di moda su Milano, quindi è un periodo molto intenso. Possiamo dire che sei molto giovane, però vanti già di un curriculum veramente incredibile. Grazie, sì, eh, avendo iniziato da piccolina ho un curriculum che avrebbe una persona con dieci anni più di me, però insomma non è merito mio, è la tempistica che mi ha aiutato. Hai fatto tantissime cose che sembrerebbe pensare, non avrà sogni nel cassetto, ma sono sicura che avrà ancora qualche sogno nel cassetto. Assolutamente sì, e innanzitutto sogno il cinema da protagonista che ancora non, non è arrivato e comunque non si mette mai di sognare, anzi a 22 anni la mia forza è proprio questa, non accontentarmi mai e cercare di puntare sempre più in alto. Fai un saluto ai nostri amici di Digi Photo Art che ci stanno seguendo. Grazie e a presto, ciao! Al Fashion Gold Party sesta edizione mi trovo con Roberta Scardola. Possiamo dire che sei diventata un po' la presentatrice ufficiale di questo meraviglioso evento? Beh, sì, per me questa è la quarta volta, quindi io sono molto felice, quindi ringrazio Alfonso Somma e colgo l'occasione per ringraziare e fare gli auguri anche a Nicola Coletta. Loro sono una squadra davvero affiatata, anche Antonio D'Addio e mi vogliono alla conduzione di questo evento e io sono molto felice, appena mi chiamano rispondo. Questo ti fa un'artista completa, perché io ti conoscevo come meravigliosa attrice, bravissima, bellissima, questo sicuramente è in dubbio però sei anche un'ottima presentatrice grazie, ci proviamo diciamo e sono un po' di anni che ho avuto modo di, di presentare eventi importanti anche il Social World Film Festival sono ormai 6-7 anni che lo presento con attori internazionali quindi sì, diciamo che eh, ho preso anche un'altra strada e mi diverte molto, mi diverte il, il contatto con il pubblico e mi diverte soprattutto mettermi alla prova L'edizione precedente sei rimasta molto colpita dalla location, ricordo stasera cosa hai da dire? Beh, stasera che cosa posso dire? Io sono di parte perché sono romana e siamo praticamente in mezzo ai fori romani. Quindi ti dico che è meravigliosa, è stupenda, forse la più bella di tutte, ma forse gioco troppo in casa e sono troppo di parte. No, comunque, questa villa è meravigliosa. Ora il fatto di questi scavi romani e questa villa che nasce dentro, fuori, accanto è veramente bellissimo per gli occhi e poi la vista sul Golfo di Napoli, stupendo. Quella vista è un meraviglioso patrimonio della nostra Napoli veramente, i tuoi progetti futuri? Ma Guarda io sto finendo di girare un film per il cinema, eh, 3 più 1 giorni per innamorarsi e poi, e poi ho diversi progetti, io, mh, vengo da una tournée teatrale molto lunga quindi ci sono in cantiere delle cose, incrociamo sempre le dita ma io sono molto contenta di quello che faccio giorno per giorno senza pensare o fare voli pindarici in bocca al lupo per tutta la tua carriera e soprattutto per la serata di questa sera fai un saluto ai nostri amici di Digifoto Art io vi mando un bacio grandissimo e naturalmente crepi ciao Fashion Gold Party, sesta edizione, Villa di Livia mi trovo qui un po' con lo staff organizzativo della serata accanto a me l'ha detto Stampa, Antonio, da Dio eccellente professionista ciao grazie, buonasera allora Antonio, stasera la serata mi è parsa di capire che si svolgerà in due momenti. Il primo momento sarà quello dedicato al defilé, dunque alla moda, alle premiazioni, alla musica e di questo vorrei che ce ne parlassi un po' tu. Sì, la, nella prima parte è proprio la sesta edizione del Fashion Gold Party, proprio la, la manifestazione eh, che, con quello spirito con cui è nata e quindi ci saranno premiazioni, ci saranno delle sfilate, musica, tanti mh, attori, personaggi e amici che sono venuti a trovarci. E poi nella seconda parte invece festeggeremo il compleanno di Nicola Coletta, che è il nostro giovane attore modello, ma che si sta avviando ad una carriera sempre più promettente. Tanti auguri Nicola, tra un po' arrivo da te. Eh, buonasera Alfonso Somma, innanzitutto complimenti per questa meravigliosa organizzazione, per questo evento. Tu sei anche il padrone dell'agenzia Moda World e lui è il testimonial di questa agenzia. Parlaci un po' di questo evento, come mai avete scelto anche queste eccellenze stasera? Quali sono stati i presupposti? È stato un presupposto di far crescere Fashion World Party, di farlo crescere al migliore dei modi. Ci siamo riusciti, siamo contenti e ringraziamo tutti i partner, ringraziamo tutte le persone che stasera erano qui. Grazie Alfonso. Nicola, Coletta, auguri. Eh, Innanzitutto sei meraviglioso, sei bellissima e complimenti per questa misa. Troppo gentile, grazie mille. Voglio farti solo una piccola domanda. Stasera spegnerai la candelina. C'è sempre un sogno davanti a una candelina. Qual è il tuo? Eh, oddio, che, che domande. Si Digliamo può dire... Che... Eh no, perché sono abbastanza, mo anzi molto scaramantico, quindi sicuramente cose migliori per me, per la mia carriera, per come sta andando avanti la mia carriera anche di recitazione, per quanto riguarda il cinema e gli studi che sto facendo, quindi sicuramente è proiettato verso... Sicuramente la bellezza è un talento, ma è bene anche approfondire questo talento con lo studio, andare avanti, perché se vuoi fare l'attore è importante anche approfondire con lo studio. Assolutamente, perché poi la bellezza mh, è apparenza e quindi bisogna molto approfondirla. Allora facciamo così, io ti faccio in bocca al lupo per il tuo sogno, per quello che esprimerai stasera davanti a quella candelina. Buona serata a tutti e diamo inizio alla serata. È sempre un piacere incontrare in questi meravigliosi eventi una fashion blogger campana molto molto seguita. Sto parlando di Lina Lamura. Ciao! Ciao, buonasera, è sempre bello incontrarvi qui al Fashion Gold Party di Alfonso Somma, che dicevo riesce sempre ad organizzare queste bellissime kermesse all'insegna della moda, della magia, dello spettacolo. Tra l'altro in una location stupenda, vero Magda? Una location veramente da sogno. Lina, voglio chiederti, questo meraviglioso sorriso stasera illuminerà veramente tutta la sala perché dai sempre. Tanta tanta solarità, ma com'è possibile che mantieni sempre tutta questa allegria? L'allegria è uno dei segreti della vita. Io dico sempre che il sorriso è il linguaggio del cuore e dell'anima. Quando c'è il sorriso si riesce ad esprimersi meglio, ad esprimere se stessi. Sei una donna molto viva e si dice che dove c'è tanta immaginazione c'è vita. Nel tuo immaginario cosa c'è? C'è sempre questo quest amore per la vita, questo grande entusiasmo. Diciamo essere sempre un po', eh, un po' una piccola fanciulla. Tra un po' inizierà il defilé, sarei attenta? Attentissima, sempre con l'occhio clinico perché tu lo sai che sono un giudice di giuria e anche un'esperta di moda, quindi mi piace molto. E poi devo dire che Alfonso riesce sempre ad organizzare con professionalità e con grande entusiasmo grandi eventi. Allora godiamoci la serata e facciamo un saluto ai nostri amici di DigiFotoArt. Un saluto a DigiFotoArt e approfitto per fare gli auguri a Nicola Coletta. Auguri? Che... auguri. Un bacio. Partiamo adesso con le interviste con i nostri sponsor ufficiali della serata. Stasera sfilerà una sartoria con i propri modelli e con i propri abili, però voglio che si presenti lui. Buonasera, mi chiamo Pietro Imperatrice e sono il titolare di Imperatrice Sartoriale. Eh, noi facciamo abbigliamento classico uomo, eh, facciamo capospalla, vestito, camice, scarpe e facciamo una vendita a domicilio dove ci potete contattare. Noi veniamo fino a casa vostra, vi portiamo il prodotto già confezionato, però... A domicilio, dove voi potete comodamente provarli nella vostra abitazione, nel vostro ufficio, nel vostro studio e al momento che lo provate lo potete anche acquistare. Penso che sia un qualcosa di molto comodo, veramente sicuramente innovativo. Ma possono anche contattarti via email oppure su un sito internet, su Facebook? Sì, abbiamo un sito internet www.imperatricesartoriale.it, poi abbiamo una pagina Facebook Imperatrice Sartoriale. Poi siamo su Instagram Sartoria Imperatrice e, e dappertutto ci potete contattare. Scrivete Imperatrice Sartoriale, trovate di tutto. Mi raccomando, ci conto Imperatrice Sartoriale. Grazie. Buonasera a tutti, vi voglio bene. Mi trovo qui con Antonio Darco Catrur che sfilerà sulle passerelle del Fashion Gold Party qui a Villa di Livia. Buonasera. Eh, buonasera, eh, sono una di capi di Alta Moda della provincia di Salerno. Sì. I miei abiti fondamentalmente sono ispirati molto su, sui tema dei fiori, i eh, tessuti leggeri, per dare eleganza e stile alla, alla, al mio tipo ideale di, di donna, e però dando un pizzico di charme, di stravaganza. Che... Quindi ci stai dicendo che la sfilata di stasera si baserà proprio sullo charme? Sì. sì, tra tessuti leggeri, o, diciamo un laboratorio stesso in casa. E dove ho appunto tutte le mie creazioni. Come e se gli amici ti volessero in qualche modo contattare attraverso internet come possono fare? Sì, ho tramite la pagina Facebook in Antonio D'Arcouture in, in cui ci sta in email, numero telefonico e ho anche su Instagram con Antonio D'Arcouture. Grazie per tutte queste informazioni, adesso inizierà la sfilata e quindi noi ti seguiremo attentamente e ci gusteremo questi abiti e questa meravigliosa sfilata, grazie.